O comunque, Raff, abbiamo scelto il posto migliore per fare l'intervista. Parte del canale, no? Eccolo, sarebbe Ecco. stato da fighetto al mare. Bravo, Sei qua perché... per terra, sporco, col cazzolino Insomma, di Yamaha che non si così. capisce un cazzo della conversazione. È tipico mio. Vai. Ciao, benvenuto o benvenuta sul canale del Batera Sbitta Roma, la scuola di musica per tutti. Allora, quello che vedrai nel video di oggi è il racconto del mio viaggio in Sardegna, da dove mancavo da più di 3 anni a causa di quel periodo di merda del Covid. E ci sono stato per un intero fine settimana, dove al mare sono stato pochissimo, ma ho potuto rivedere tanti vecchi amici e anche nuovi amici. E così ho voluto portarti con me alla scoperta di tre delle sedi che sono in Sardegna, ovvero il Batera Sbit Cagliari, dove tutto è iniziato, dove è stato portato per la primissima volta il Bateras dal Brasile all'Italia. Poi il Bateras Beat Decimo Puzzu, dove ci sono più musicisti che abitanti. E il Bateras Beat Sestu, che è nato praticamente durante il lockdown. Quindi sentirete il racconto direttamente dai protagonisti di queste storie qui. In Sardegna ci sono anche altre sedi Bateras, ma non le ho potute visitare tutte. Ma se andate a recuperare un precedente video che ho appena fatto uscire, vedrete che a stretto giro sono stato anche al Bateras Beat Sassari, esattamente una settimana dopo, per partecipare a un evento unico. Quindi buona visione con il video e c'è una domanda che ci assilla in tutto il video. Se tu sai la risposta, scrivila nei commenti. Buona visione e a dopo. Buongiorno, sono qui in macchina con Gabriele Lobina. Non lasciatevi spaventare da questa scorza di tatuaggi e cattiveria, perché in realtà sotto ci stanno altri tatuaggi e altre cattiverie. Esatto. Gabri, questa sera, anzi no, ieri notte mi ha ospitato a casa sua, quindi grazie. Adesso abbiamo fatto una ricca colazione, sperando di riacquistare la faccia e le forze. E allora Gabri, tu da quant'è che conosci il Batera Sbit Sardegna? Conosco il Bateras Beat Sardegna da 10 anni. Tu vieni da Burcei, Sì. abbiamo detto, giusto? Che è un paesino. Un paesino in montagna. Invito tutti a cercare su Google Maps, vi sorprenderete di quanto è isolato quel posto. Ma Cioè non c'è niente. nonostante questo, però tu lì hai aperto il tuo Batera Sbit Il Burcei. Bateras Beat Burcei. E quindi tu lavori tra Batera Sbit Burcei E e Bateras Beat Cagliari. Cagliari. Senti, qual è stata un primo ricordo che c'hai del Batera Sbit Cagliari? Un giorno mio padre è rientrato e mi ha detto: "Guarda, ho trovato questo volantino, proviamo a chiamare." Proviamo a chiamare, era il volantino del Bateras Beat. Da lì ho fatto la lezione di prova e adesso lavoro assiduamente nel Bateras Beat ed è bellissimo, bellissimo, è bellissimo quello che facciamo. E senti, qual è l'aspetto, se tu dovessi dirmi, che ti piace di più dell'insegnamento? Il fatto sicuramente di trasmettere non solo le nozioni, ma anche le sensazioni che possiamo provare noi, rendersi conto del tempo di qualità che doni a loro, il tempo di qualità che donano loro a te, perché comunque ogni allievo ha una storia e questa è veramente la cosa che non stanca mai. Cioè arrivi, conosci una nuova persona che ti racconta magari la sua vita o conosci una persona più piccola, un bambino che ha un determinato carattere, ha magari un determinato entusiasmo oppure poco poco più introverso. È bello per me mettermi a confronto con queste storie, con questa realtà, con la gente. Cosa che ho capito al Batera Sbit. Io non sono mai stata una persona molto socievole, quindi. Strano però, è un aspetto che in realtà invita ad abbracciarti. No, in realtà sono tenero. Vedi, se l'ha detto lui. Allora, siamo arrivati al Batera Sbit Cagliari. Quindi ora entreremo nella sede dove tutto è iniziato. È permesso? È permesso? Buongiorno, lei è Elena. Avete visto al Batera Sbit Cagliari? Avete una bella accoglienza, non come al Batera Sbit Roma dove trovate Alessandro. E questa è la prima scuola che io ho visto, però qua avete cambiato un sacco di cose, io non me l'aspettavo, che bello! Guardate che è una sorpresa pure per me, io non venivo qua da 2 anni e mezzo quasi. Guardate che bello!
foto. E qui c'è una lezione in corso. Questo è sempre Gabriele. Gabri, un commento per Edoardo. Non si può, non si può. Il video non si può. Buongiorno. Come stai? Bene, tu? Male, grazie. Lui è Danilo. Danilo, saluta gli amici a Roma. Ciao ragazzi. Gli amici, poi non lo conoscete. Cioè, se poi deciderà lui se siete amici o meno. Saluta Stefania. Qual è il tuo ruolo qui al Batera Spitz? Cagliari. Cazziare le persone. Elena, io ti ho conosciuto la prima volta che sono venuto qua nel 2000, non mi ricordo quando era, vabbè, comunque tanti anni fa, e appunto quando ho conosciuto il Batera's Beat. Che mi racconti invece tu del Batera's Beat, cioè che l'hai visto crescere, nascere? Certo, che questa struttura ancora non esisteva, non avevamo questa struttura, avevamo dei punti in diverse parti del circondario e abbiamo iniziato con pochissimi allievi. Dopodiché è stata presa questa struttura e all'inizio, quando abbiamo iniziato, c'era solamente una sala di batteria, solamente una, quella in fondo, che infatti è numerata 1 per 1 perché è stata la prima. Perché è stata la prima. Sì, in effetti è proprio iniziata la sala 3, che è un po' strano, vedete lì, sala 3. Esatto. Però no. Che l'insieme di queste due, prima questa qui era una unica ed era la sala 2, adesso è diventata 2 e 3. Infatti la gente, abbiamo messo i cartelli perché uno tendenzialmente direbbe questa è la 1, però siamo affezionati, quella è la sala 1 e sala 1. Certo. E poi allora abbiamo fatto la seconda sala di batteria, quindi abbiamo iniziato esclusivamente come sala di batteria e dopodiché abbiamo reclutato genitori, bambini, abbiamo iniziato ad attivare corsi di chitarra, basso e per ultimi piano e canto. Quindi ora tutto succede alle spalle della telecamera, voi non lo vedete, però nel frattempo stanno arrivando le persone che sono a lezione. Però il fatto bello è sempre di vedere, io lo vedevo già a Roma, ma lo vedo qui, poi soprattutto il sabato è una delle giornate in cui si nota di più perché le persone arrivano con più calma, non c'è il tram tram della settimana. Sì, sono trafelati. Esatto, quindi arriva il genitore che lascia il bambino, cosa ancora più bella, arriva il genitore che lascia il bambino e poi il genitore va a suonare nell'altra sala, cioè, che si dedicano a un'attività che a loro piace e che a noi piace così, giusto? Sì, 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 no, è bello perché lavoriamo con le persone che sono felici di venire qui, servizio che dà felicità. Esatto, e perché la musica è per tutti. E la musica è per tutti. Allora, adesso siamo al Batera's Beat Sestu con due dei soci fondatori del Batera's Beat Sardegna, quindi con Alex e Fisio. Allora, Fisio dopo ci racconterà la storia di come è diventato il presidente della Sardegna. Alex, raccontaci di Sestu, perché è la seconda sede fondamentalmente che tu hai aperto. Cioè siamo soci a casa, esatto, con il Fisio e con Raffa. Ormai quasi 2 anni fa abbiamo iniziato qua, anzi in realtà Batera's Beat Sestu è nata in un altro posto, perché noi abbiamo iniziato facendo le lezioni in un altro studio, come hai fatto anche tu, per 3 mesi, poi è arrivato ovviamente il Covid, come sappiamo tutti, e quindi Batera's Beat Sestu si è proprio bloccato, è tutto chiuso ovviamente, quindi Batera's Beat Sestu stava per naufragare. E invece poi avete trovato questo posto. E invece adesso, poi... Ci fai fare un giretto? Sì, certo, facciamo assolutamente sì. No, però iniziamo da qua, perché chi è del Batera's Beat Roma, questo lo conosce, ce l'hanno copiato, avete visto? Esatto. E poi ovviamente abbiamo trovato il locale e abbiamo iniziato. Allora, questo che vedete qua non esisteva. Okay. L'unica sala, noi abbiamo iniziato con questa sala, che è la sala batteria. Dove ora stanno facendo una lezione. Esatto, stanno facendo una lezione. Lo vedete qui. Per diversi mesi abbiamo lavorato solo con la sala batteria, poi abbiamo fatto la sala strumenti, che è quella là che magari vediamo dopo. Sì. E poi l'ultimo lavoro è stato la sala, diciamo, questa è la sala canto e tastiera. Ok. Eccoci. Fatta l'estate scorsa. No, accoglienza. Lui è sempre Osservio, il presidente. Esatto. Prego, prego. Poi questa è l'altra sala, che è la sala corte. Che belli. Questi sono Luna e Alex, Luna oggi non c'è. Se l'ha fatto l'amica di una nostra allieva. Luna, che è l'altra metà fondamentalmente, esatto, da Batera's Beat Luna Sestu. Segue tutta la segreteria, anche parte della contabilità, quindi oggi è il giorno libero, quindi avete beccato il giorno libero. Quindi lei è andata al mare. Noi... Esatto, io sono qua. Noi al mare non ci andiamo. Ok, questa è l'altra sala, sala corde, diciamo, che poi a correnza
bella, con la finestra, tastiera. Molto bella. Che cos'è che vi ha convinto a portare il Bateras Beat dal Brasile a qua? Un giorno è arrivato Rafael che vi ha detto c'è questa cosa, e voi invece di mandarlo a cagare avete messo in piedi tutto questo. La storia è che Rafael aveva questa idea già da tempo, ok? Non so se ne avesse parlato prima con me o prima con lui, sinceramente, non so come è avvenuto, però mi ricordo di un giorno che era No, presumo prima con te, perché quando parlo con me mi dice, anche perché io ti conoscevo di nome. Ok, sì, ci conosciamo un po' di vista. Ma secondo me lui ha fatto tipo Totò, cioè è venuto da te dicendoti guarda che c'è Alex che è interessatissimo, poi è andato da Alex e ha detto c'è il fisio che... Esatto, molto probabile, diciamo, mi ha illustrato questo progetto e gli ho detto io ci sono. Detto perché, sì, perché era una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però mi rendevo conto che da solo non potevo farlo. Io in un mese avevo diciamo smesso di lavorare da altre parti. Quindi subito, cioè subito. Senza mezze misure. Sì, sì, sì. L'elemento che ti ha convinto. Io e Rafa ci conoscevamo già da prima, perché diciamo, è stato il primo vero insegnante che mi ha fatto studiare in maniera con una direzione, ecco, con uno scopo. E quindi poi eravamo diventati anche molto molto amici. E poi c'è stato un periodo della mia vita in cui il mio lavoro mi ha portato a vivere proprio a Roma, perché mi sono dovuto trasferire e ho vissuto a Roma per quasi 2 anni. E mi ricordo che Raff aveva detto, quando ci eravamo sentiti, no, c'è questa idea della scuola, sono stato in Brasile, possiamo farlo in Sardegna, è una figata. E io proprio ho detto, Raff, io ora sto a Roma, che faccio? Mi ero fatto un mazzo dopo anni di lavoro. L'azienda mi aveva assunto, contro a tempo indeterminato, beh, ero a Roma, mi pagavo l'affitto, cioè stavo bene. Poi lui mi chiamava, no, la scuola, io ho detto, ma che cazzo faccio? Ho un lavoro, cioè nel senso, ma un giorno mi chiama, io, pronto, ciao Raff, dove sei? Io sto a Roma, Raff, che cazzo ci fai a Roma? No, vieni a prendermi, vado a prendere, si è presentato a Roma da me, l'ho portato a casa, abbiamo parlato, sempre questa scuola, poi sai come è Raff, chi lo conosce, Raff, gli brilla gli occhi, no, sai, questo entusiasmo. Comunque, il fatto ha voluto che la mia azienda mi riportasse a lavorare in Sardegna, e quando ero qui ci siamo visti più volte, lui mi parlava sempre della scuola. Un giorno mi presento la mattina da Raffa e gli ho detto, io mi sono licenziato, veramente licenziato, e facciamo la scuola. E da lì poi è partito tutto, è nata quella che ora è Bateras Beat Camp. Bravi, quindi avete creduto in questo progetto qua. Sì, sì. Ecco, sì, sì. Poi è successo tutto ciò. Primo, per concludere, muocchio, Domandone. Quando invece. Ma io mi fermo qua, No, che cosa avete pensato quando invece vi è stato detto Andrea aprirà il Bateras Beat Roma? Normalmente ero felicissimo, nel senso che quando ho cominciato a vedere Bateras crescere, la mia preoccupazione, come penso per Alex, come penso per Rafael, è sempre stata quella di trovare le persone giuste. Quindi quando mi parlo di Fabrizio Murgi, che apri Sassari, conoscevo Fabrizio, felicissimo. Quando mi parlo di te, io ci conoscevamo ancora, non da tantissimo, però ci conoscevamo, ero molto felice, sono stato felice, e infatti poi i risultati parlano. Vedi Sassari, vedi Roma, felicissimo. Invece Alex è silenzioso, lui non era contento. No, sono silenzioso perché ho pensato, certo, ovviamente abbiamo pensato la stessa identità. Perché comunque io ti avevo già conosciuto quando eri venuto qua, quindi quando Rafa ci ha detto guarda, c'è questa possibilità, hai scelto secondo me la persona giusta. Allora quando venite a Roma vi offro una bella cena, a posto. Abbiamo pranzato, siamo andati al mare col quasi e adesso noi al mare non ci andiamo. No. Siamo nel mare di Decimo Puzzu. Allora, io sono stato qui per la prima volta, sempre non mi ricordo l'anno quando era, non te lo ricordi? Ma quando ci sono stato, allora c'era sempre il presidente della Sardegna Efesio, eccolo qua. Ma Bateras Beat Decimo Puzzu iniziava da qui, da questa sala, quindi c'era la sala batteria storica, poi la sala accoglienza con la stufa, questa era tanta roba, divanetto. Adesso andremo a ritroso, perché poi nel frattempo si è allargata. È arrivata anche Deborah. Salve, buonasera. Buonasera, posso riprendervi? Il nostro ormai batterista famosissimo. Ciao, come ti chiami tu? Nicola Cabura. Ecco. Piacere, Nicolò. Ma tu stai andando a suonare forte? Sì. E allora divertiti. Buon divertimento. Ciao. Ciao. Adesso abbiamo qui un'accoglienza. Poi devo dire che in Sardegna l'accoglienza è sempre più bella di quella di Roma. Noi abbiamo Alessandro. Sandro, mannaggia. Vabbè. Questa sala canto che è nata qui,
aspettate, perché adesso andiamo a ritroso. Poi e si è allargato qui un corridoio che ci porta a un'altra bellissima sala batteria, con le batterie uguali alle nostre, eh. Pure queste ci hanno copiato, pure queste. La sala kids, questa sfiziosissima, carino. Questa con la dedica? Perché racconta un po'? A queste due famiglie del decimo posto che hanno fatto una donazione, perché la nostra scuola creava un appunto nel paese qualcosa di bello e ci hanno voluto aiutare. Questa sala è dedicata a queste due persone. Che bello! Che bello il Batera Sbit e le persone che credono in quello che facciamo. Poi però qui iniziava un giardino. Con uno dei Dior, come dicono quelli importanti, più belli. Guarda, tu vieni qua. E dici, che faccio oggi? Vado a prendere un po' di sole a decimo puzzo. Vado... Ah, pure gli spritz là. Succede, però diciamo, quello è il privé per gli spritz la sera, come aspetta il cito. Quindi spiegato il successo di decimo puzzo, vero? Gli spritz là. Gli spritz. E poi da qua il corridoio ci porta... la fanta è lunga, decimo puzzo, non finisce più, l'ha scavato. È arrivato lungo. La sala corde. Guardate che bello. Quindi... tutto questo è il decimo puzzo raccontato a ritroso, cioè a da ritroso. Dove l'ho visto, esatto, ma una decina d'anni fa, quanti erano? Sì, niente, dobbiamo ricordare questa data, qui non c'è, questo è 8 Igor, maggio. 8 maggio. Cristiano Rocha, Nicco, perché Efi è un pochino fan. No vabbè, qua quando uno arriva deve guardare, fa la genuflessione. Eccoci, e siamo arrivati alla fine di Batera Sbit. Decimo puzzo. Aspettate, perché c'era sfuggito un dettaglio. Qual è il prossimo progetto? Il prossimo progetto sono i barbecue, sì, che sono compresi. Quindi sì, c'è una zona barbecue qua. La gente si siederà, avrà la possibilità di mangiare della carne, una bella bracciolata. Sì, un sogno. Il Batera Sbit Barbecue. Se ti serve, io ho fatto i corsi da Grill Master, quindi vengo. Perfetto. Allora, oggi è domenica e per concludere questo racconto, in realtà mancava solamente colui di cui abbiamo parlato più volte in questi video qua, ovvero Mr. Rafael Saini. È tornato apposta per portarmi via dal mare, perché un'altra delle cose belle del Batera Sbit Sardegna è che la domenica mattina puoi andare al Batera Sbit Poetto e andare al mare. Lui è tornato, mi ha portato via dalla spiaggia e ora sono con lui nel suo studio. Ecco Raffo. Perché allora, la domenica, esatto, lui era al mare a fare il fighetto. No, la domenica, oggi impariamo a usare un simpatico modulo trigger per registrare della Yamaha e lui al mare non ci va. Noi al mare non ci andiamo. No. Esatto, ora sono quindi le 7 di sera di domenica. Raffo, mancavi solo tu per concludere il racconto del Batera Sbit Sardegna. Però a te voglio chiedere una cosa. Tu hai portato il Bateras qui dal Brasile all'Italia. Però vorrei che ci raccontassi il primo anno del Batera Sbit Sardegna. Allora, raccontaci questa storia. Dici. Primo anno, ricordo ancora, eravamo io, Alex e Fisio all'inizio, primissimo anno, e facciamo tutto noi. Tutto vuol dire le lezioni, studiare per aggiornarti, andare la sera, attaccare i volantini, parlare, fare la segreteria, cercare la strumentazione per fare la scuola, anche perché noi siamo partiti che non avevamo i soldi neanche per piangere, quindi tutto quello che abbiamo comprato per la scuola è stato un sacrificio che, cioè, ancora un po' abbiamo venduto i nostri organi. Quindi il primo anno era così, facendo tutto, sempre, non c'era domenica, non c'era sabato, perché non è che anche adesso non è che ci sia, però... Allora, questo è ancora il primo anno. Certe cose non sono cambiate, diciamo. No, però all'epoca era proprio, non esisteva sabato, domenica, Natale, Capodanno, era cioè alla fine molti dicono che era destinato ad andare bene, perché era talmente tanto l'impegno che c'era dietro che nessun concorrente con il cervello funzionante avrebbe mai fatto una cosa del genere. Quindi diciamo che ci siamo trovati che volevamo fare una cosa figa, e poi la verità è che è andata molto meglio di quanto avremmo pensato. E quindi sì, il primo anno era tutto. Ecco qua, lezioni, segretario, ecco, apre e chiude la scuola, muratore, la sera attaccare volantini, ecco. Tanto è vero che ricordo ancora una sera ci aveva beccato un fonico di Cagliari in giro attaccare le locandine, no? Ha detto, ragazzi, cioè io ho detto questo rispetto, perché sapeva già della scuola e tutto. Avevamo tappezzato Cagliari, era stata una cosa ossessiva, ovunque c'era una locandina, un adesivo, abbiamo proprio spaccato
diciamo, le scatole alla gente, quando un po' quello che poi hai fatto anche tu a Roma, perché poi nessuna sede nasce senza un sacrificio veramente grande, nessuna sede di successo è nata senza sacrifici, e lo sai anche tu perché facevi tutto tu. E quindi era così, cioè, ho avuto la fortuna di avere collaboratori disposti a partire così, forse un po' esageratamente all'arrembaggio per certe cose, ma la buona volontà c'era. Poi negli anni, appunto, anche con l'arrivo di Ele, Elena è stata proprio la persona che ci ha aiutato ad avere una direzione migliore su certe cose, no? Però il primo anno è andato veramente lavoro brutale, se vuoi non... poteva essere organizzato meglio, volendo, col senno di poi, perché magari avremmo potuto ammazzarci un po' di meno. Però quello che abbiamo imparato in quell'anno era che noi, eravamo come nessuno, e siamo ancora, ci sopportiamo ancora, cioè loro mi sopportano ancora, quindi loro quando hanno filmato, cioè Fisio, Alex e Ele, dopo più di 10 anni mi sopportano ancora. Evidentemente ho scelto i collaboratori giusti, non tanto per il lavoro e basta, ma anche per le loro sopportazioni nei miei confronti, del mio... Sai, che quello vedi, domenica qua anche Andrea non ha potuto esimersi da questo momento, quindi io evidentemente avevo scelto le persone giuste. Ottimo. Raffo, per concludere, 3 aggettivi per descrivere il Badarasby. 3, 2, 1, fine del tempo. Ok. Allegro, pazzo e sincero. Grazie mille. Grazie per la fiducia. Dal mare. Poetto è tutto, ragazzi. Anche oggi grandi risate. Siamo andati al mare prima, dai. Invece no. Allora, per tutto il video c'è una domanda che ha perseguitato me e tutte le persone con cui ho parlato. Quando è stato l'anno in cui noi ci siamo conosciuti? Quando io sono venuto qui per la primissima volta e ho conosciuto il Bateras? Perché è tutto il video che io non me lo ricordo. Ti prego, dacci una risposta, anche sbagliata, però daccela, perché non l'abbiamo trovata. Forse 2012-2013. L'accendiamo? 2012. Grazie mille per aver guardato il video fino a qui. Se ti piacciono, io ho creato altri contenuti dove parlo delle storie del Bateras Beat, ti consiglio dei dischi da suonare, ci sono anche dei tutorial per suonare delle canzoni facili o difficili a diversi livelli. Quindi se vuoi puoi andarli a recuperare, e iscriviti e attiva la campanella così che riceverai le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Ti ricordo che questo è il canale del Bateras Beat Roma, noi siamo la scuola di musica per tutti, quindi se stai iniziando a suonare e cerchi una scuola di musica, vai sul sito www.baterasbeatitalia.it, puoi trovare la sede Bateras Beat più vicino a te. Ciao e suona forte!